Welcome, io sono Pierre e sono in giro con le ragazze. Non so se si vede, sì, lì dietro c'è un cappuccetto rosso e là davanti c'è un altro cappuccetto rosso. Allora, come hai visto, andiamo per gradi, perché poi mi dimentico. Come hai visto, ho portato fuori il ragazzo, anche lui col giubbottino, e siamo andati a dar da mangiare alle anatre, che di solito lo do la domenica mattina, ma ieri mattina dovendo lavorare non ce l'ho fatta. E hai visto che c'erano anche le nutrie, quindi hanno banchettato tutte. E adesso ho già fatto il giro con le ragazze, stiamo tornando a casa e gli ho messo a tutti il giubbottino perché fa freddo. Dopo il diluvio che c'è stato ieri, stanotte le temperature si sono abbassate, difatti stamattina era tutto brinato qua. E anche io ho messo la felpa, quella nuova dell'OVS, quella leggermente felpata, e sto appena bene adesso che c'è il sole caldo. E stamattina avrei messo una giacca, ma l'ho già imballata e devo tirar fuori, mi sa. Comunque, prima del trasloco le dovrò di nuovo sballare. E adesso niente, andiamo a casa, do una sistemata rapida, nel senso che devo ancora rifare i letti, un po' sistemare così, e poi bevo, per cosette, anzi prima bevo e poi sistemo e poi mangerò qualcosa perché ho fame. Dopodiché, magari prima di partire, mi faccio ancora vedere perché non so cosa mettere, ma devo prepararmi perché, come già ti ho detto, oggi c'è il giro di spese di soldi, cioè di soldi che vanno, quindi vediamo un po'. Ci vediamo tra pochissimo. Rieccomi. Allora, sono già uscito e tornato, sono arrivato da poco e sì, lì sul letto c'ho già la copertina perché io la notte ho freddo, quindi ho già messo la copertina. Comunque ho messo anche una manica lunga che ho tirato su perché comunque si sta abbastanza bene, dai, non è male, cioè non fa freddissimo però. Quindi ho messo una maglia manica lunga, sempre grigio chiaro, praticamente lo stesso grigio di ieri, un pelino più chiaro forse, con i soliti jeans, e poi vabbè sono già in ciabatte, ma ho messo le solite scarpe grigie. E basta, sono andato così direttamente con bollette e foglie varie in mano e... Ah no, mi sembra che ci fosse qualcosa lassù, no. E sono andato direttamente con bollette e foglie varie in mano, portafoglio e nulla di che. Comunque ho fatto più o meno veloce, speso un sacco di soldi e a posto, quello almeno è fatto. Adesso è tardissimo perché l'ho presa troppo scialla stamattina, quindi è la mezza passata, sarà tipo l'una meno 20 ormai. Mi cambio al volo e andrò nell'appartamento. Devo assolutamente almeno finire le mattonelle, poi vediamo dopo cosa fare. Ok, sono all'appartamento, mi sono già cambiato, ho messo la roba per dare la vernice alle mattonelle e ho raccolto anche la roba fuori che, come vedi, non c'è più. Adesso do la vernice su questa parete qua. Finito con tutta la vernice, ho fatto tutta la parete, adesso vabbè, si vede poco perché è iniziato a piovere, quindi buio, però ha coperto tutto, adesso è ancora fresca quindi devo asciugare, però ha coperto tutto. Di qua non so quanto si vede perché qua comunque tutto bello asciutto ed è rimasto benissimo, mi piace tantissimo. Questa è la visuale della cucina.
con mezzo pavimento fatto, però nell'insieme non è brutto. Gli abbinamenti di colore. Non so perché, ma con questo grigio ci vedevo, o è la porta che è un po' micosa, però ci vedevo un pavimento un po' più scuro. Non so. O forse con questo pavimento ci vedevo una tonalità di grigio più, un po' più sabbioso, mettiamolo così, un grigio un po' più caldo, non lo so. Però a me piace questo grigio, quindi chi se ne frega. Il pavimento lo posso sempre cambiare. Ma posso anche sempre cambiare il grigio volendo. Tanto basta ridipingere. Che problema c'è? Adesso è un costo, ma si può fare. Comunque non è per niente brutto. È rimasto oltretutto. Peccato che è andato, cioè, andato via da sole. Non so se si vede che tempo brutto c'è. È tutto. Sembra autunno, che schifo. Vabbè, comunque poi sono senza lampadario. Sembra vellutato al tatto. È bellissimo. Adesso però ci devo dare ancora il protettivo. E quasi quasi pensavo di iniziarlo a dare, perché tanto, allora, dopo che il pavimento è là, non ho voglia. Dare il bianco, ormai anche lì è tardi, perché sono le 3:15, tipo, si apre ancora un po' di tempo, ma meglio di no. E quindi sì, magari inizio un attimo, lavo quella roba lì e inizio a dare un po' di protettivo, però solo da questa parte qua, perché quella parete lì l'ho fatta tutta oggi, quindi da sotto alla presa laggiù fino a qua all'angolo l'ho fatto oggi, quindi assolutamente di no. Inizio come sempre da quest'angolo qua, poi dove arrivo arrivo, nel senso, se riesco ad arrivare almeno alla parete che c'è vicino alla porta meglio, che almeno una mano l'ho data qua. Poi appena asciuga qua do l'altra mano, cioè do una mano a questa parete qua e poi continuo. Però vedo, anche se ne faccio solo un pezzo, anche perché non ho idea di com'è. Senza contare che il grigio mi è bastato al pelo, dovrei avere ancora una latta nuova. Andiamo a controllare, perché l'ho usato tutto. Sì, ho una latta nuova, quindi ne utilizzate tre. Che in teoria ne devono servire solo due, da come dicevano loro. Invece ne ho utilizzate tre. E devo ancora vedere se poi ha coperto bene, perché cioè, mi è bastato al pelo proprio, quindi magari in alcuni punti ci sono andato. Le ultime notte non l'hai visto che ho passato più volte perché non ne avevo più, quindi a me sembra che abbia coperto, ma poi domani quando asciutto guardo, perché all'inizio sembra tutto meraviglioso, poi quando asciuga cambia, però da tuo controllato non mi sembra che ci siano difetti. Cioè difetti nel senso che non si veda, cioè non si vede la mattonella sotto. Comunque adesso continuiamo col resto, tanto diventa sempre più buio qua. Ok, mi stavo dimenticando di dirti, scusa l'inquadratura, ma ho il cavalletto rotto sempre, quindi quello nuovo è a casa. Ormai ho deciso che quello nuovo lo tengo a casa e quello rotto qua. Comunque mi stavo dimenticando di dirti che Elisa consiglia di Magic Paint, consiglia di mischiare giusto un cucchiaio di colore al protettivo, che nel mio caso è quello satinato, di mischiargli giusto un cucchiaio perché aiuta quando si stende a sistemare un po' qualche imperfezione, se c'è, mettiamola così, e quindi ho aperto l'ultima confezione l'ultimo barattolo di grigio, giusto per prendere il cucchiaio, poi cercherò di sigillarlo il meglio possibile perché non dovrebbe più servirmi. E consiglio anche di diluirlo leggermente fino al massimo del 20%,
rispetto al prodotto, però lei ad esempio a volte lo diluisce anche solo del 10 o del 15, dice di provare, ok, in base a come lo si sente fluido. Io ora inizio a mettere il cucchiaio circa di colore, anche se non credo che mi serva perché comunque io ci sono andato giù pesante, però per sicurezza, visto che lei lo consiglia, visto che ci sono tante imperfezioni, lo faccio. Però non ho il cucchiaio, quindi ce lo sputo dentro, sperando di non rovesciarcelo tutto, conoscendomi. Ok. Così perché mettendoci anche il grigio diventa un po' più un bianco sporco, però praticamente sembra della colla trasparente. Adesso mi diventa grigetto perché appunto mettendoci il colore diventa così. Tanto questa confezione sicuramente mi va tutta qua in cucina e secondo me non basta neanche, conoscendomi, con tanto che devo dare due o tre mani, quindi magari devo fare anche un altro ordine, però adesso vado ad aggiungere un po' d'acqua, ma anche lì a sentimento, vado direttamente con rubinetto, all'incirca sì, metterò anch'io, vado a filo in modo, lascio l'acqua che scenda a filo in modo che mentre scende io continuo a girare per sentire un po' la consistenza perché adesso è fluido, però sì, forse un goccino di acqua lo aggiungo per renderla ancora più fluida e facile da stendere. Eccomi, non so quanto rende, non ne ho messa tantissima e già è molto più fluida. Spero che renda anche il colore perché è un grigio molto molto tenue, più chiaro di quello che ho dato. E rimane un po' così a filo, quindi penso che possa andare. Comunque sia adesso provo. Bisogna metterla qua in modo che si possa prendere col rullo, perché tanto basta solo il rullo. Non devo fare di nuovo il passaggio con il pennello. Io adesso ne metterò un po' perché non credo di farlo tutto. Non so, sì, si vede lucido, però dal vivo è ancora più bello. Io adesso continuo e ci vediamo se viene troppo tardi o se ho finito. Allora, sono le 5, non ho fatto molto, sono arrivato, perché come vedi, cioè, mi vedi poco, sono arrivato praticamente 2 rotonelle prima di quella presa lì. Quindi ho fatto ben poco, ma ho fatto anche quella mia. Ho fatto anche questo lato qua della finestra, quindi fino lì è fatto. Avrei continuato perché comunque è semplice da dare. Il problema principale è che continua a tuonare, non mi sembra che piova, non mi pare. Più che altro tuona, è tanto tanto nuvoloso, io non so se
si veda, più o meno sì. È tanto tanto nuvoloso e in automatico io qua dentro non vedo niente. È semplice da stendere, scusa, è semplice da stendere il protettivo lì. Il problema è che preferirei con la luce perché è da stendere bene, perché forma tutte quelle tipo bollicine e non vorrei che poi asciugando restino. Quindi è da tirare bene, difatti. Ti lascerò poi in descrizione di nuovo il video di Elisa che dà la Magic Paint sulle mattonelle per vedere bene i passaggi. E vedrai che anche lei il protettivo lo dà col rullo come faccio io, ma lo stende più volte rispetto a quando passa la vernice, perché deve essere proprio bello liscio, bello tirato. Mi sembra di averlo fatto, ma il problema del fatto che non c'è sole e non ho un lampadario, in automatico non ho luce qua. L'unica luce che ho è quella della stanza del ripostiglio, perché ho lasciato la lampadina solo lì. Qua ho eliminato tutto. E comunque sia, il protettivo che avevo nel contenitore lì l'ho terminato, quindi non ne aggiungo altro. Sigillo bene il barattolo qua aperto e vado a casa perché non vedo più niente, cioè avrei tanto da fare, ma visto che ormai sono le 17, faccio per andare a casa in modo anche da ritirare la roba stesa, mi do una sistemata io, mi lavo assolutamente. Non mi sono spacciato, mi sono sporcato poco, principalmente la mano, quindi però. Io mi lavo, a prescindere da dove faccio. L'ho già fatta, magari lo faccio. Provo un attimo a farti vedere la differenza, che magari si vede qualcosa, anche se è tanto buio, però come vedi, allora qua lo devo ancora dare, difatti vedi fino a qua lo devo ancora dare, mentre di qua c'è già un pochino, dovrebbe vedersi. La differenza qua è lucido perché è ancora fresco, infatti si nota di più il mio riflesso. Qua no, qua c'è solo l'ombra. A me sembra che sia rimasto bene, poi bisogna vedere quando asciuga, però già mi piace perché qua all'inizio sembra già si vede meno. Quindi direi che chiudo qua il vlog perché tanto a casa ho sempre le solite cose da fare ed è abbastanza noioso. E dunque, se ti è piaciuto, lasciami un like. Se hai qualche consiglio o qualcosa da chiedermi, o anche solo un saluto, scrivimi un commento qua sotto e ti risponderò. Ci tengo anche oggi a ringraziare e a dare un benvenuto a tutti i nuovi iscritti. E se per caso sei nuovo e non ti sei ancora iscritto, iscriviti, c'è il coso qua sotto, sì, c'è il tastino iscriviti qua sotto, con vicino la campanella che se l'attivi YouTube ti manda le notifiche di ogni mia pubblicazione, che è ogni giorno a mezzogiorno. Cambio sempre il finale, prima o poi avrò un finale un po' più standard, ma vabbè, io sono molto aggiornata, quindi è così. Oggi la conclusione è questa e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye!